L'anima e il cuore del pericampus sono le persone che fanno il pericampus. Abbiamo da un lato i partecipanti dei nostri corsi, i pericampus alumni, gli alunni, e oramai stiamo parlando di più di 500 persone che hanno fatto il pericampus negli ultimi 5-6 anni, che sono una comunità che si ritrova per l'evento, che sono il pericampus alumni, in più i webinar e le pagine, diciamo, private che abbiamo su Facebook e per il quale soprattutto inizieremo dal 2020 un'attività didattica specifica. Dall'altro poi i docenti. E nei docenti mi piace ricordare che Pericampus non è Filippo Graziani solamente, ma è Cristiano Tommasi e Gini Sumano. Cristiano, che è professore di parodontologia all'Università di Göteborg ed è un trentino vero, e come tutti hanno avuto modo di avere possibilità di osservare, è una persona che ama terribilmente la parodontologia. Perché la parodontologia è basata su un concetto logico che si applica con le mani sul paziente. Quindi parte con una conoscenza e diventa estremamente pratica. Lui ha questa capacità di distillare le informazioni anche più complesse e di renderle estremamente semplici. E poi abbiamo Gini Subhan. Gini, che è igienista dentale, professoressa all'University College di Londra, professore onorario in molte università, e soprattutto ha diretto la ricerca clinica della parodontologia dell'Eastman Institute di Londra per tantissimi anni. Noi sappiamo che abbiamo avuto modo di vedere che Ginny è una delle persone più capaci e più appassionate del proprio lavoro che io abbia mai trovato in vita mia. È capace di stare per 10 ore ininterrottamente a correggere tecniche di strumentazione, far capire finalmente alle persone che le curette non si usano con le dita o col polso, ma qual è la metodica corretta. Lei riesce a fare questa cosa che è molto ambizioso, ma in un giorno cambia completamente l'approccio di strumentazione delle persone. È grazie a Cristiano e a Gini e a tutti gli alunni che il Pericampus esiste, e che esiste soprattutto questa che è un'atmosfera, è una comunità.